Sto in pigiama, sono appena andato al cinema, sono tornato ora e adesso a caldo facciamo questa recensione. Buon compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi del film Rampage Furia Animale. Questo film è pubblicizzato a livello massimale e adesso voglio dire la mia. Per fortuna ho pagato 3 euro al Cinema Day, altrimenti non ci avrei mai speso neanche un centesimo. Ho visto la recensione di Victor Slas 88 in cui elogiava particolarmente il film. Io invece ho molte criticità e andiamo a vederle immediatamente. Il film è ispirato, ma questo lo sapete tutti, dal videogioco degli anni 80 con il medesimo titolo. Io non ero ancora nato, quindi non ci ho mai giocato, ma creare un film serio ispirato ad un gioco di 40 anni fa è un azzardo. Vabbè che ci sono stati anche molti remake, ma io parlo del gioco originale. Comunque io sono andato al cinema per godermi un film con dei buoni effetti speciali e non pretendevo nessuna trama particolare e complicata, se non solamente una bella gioia per gli occhi e tanta tanta azione. Insomma, per farla breve, un filmetto per far godere i ragazzini con tanta azione e cose pazzesche stile Transformers, che a me fa cagare Transformers. Sì, mi fa abbastanza schifo. Ecco che ora torno a 30 iscritti. Non me ne andate, vi prego. La trama difatti è molto semplice: con un esperimento genetico degli animali diventano enormi e si trasformano in giganteschi mostri. Qua è la differenza sostanziale con il videogioco, perché in quest'ultimo tramite esperimento genetico i mostri erano solamente degli umani. The Rock è un primatista, non quelli che fanno i record mondiali, ma la scienza che studia i primati, e si fa aiutare dalla genetista Kate per scoprire la cura per salvare ste pore bestie. Ora, non voglio essere superficiale, ma mi fa molto ridere quando tutti sti scienziati e studiosi intelligentissimi siano anche dei figli stratosferici con un fisico da paura e bellezze da sfilata e supermodelle. Oddio, non parliamo di questo lungometraggio. In ogni film è così, in ogni film! Ma d'altronde non attiri i ragazzini se metti come protagonista un anziano scienziato con gli occhiali al posto del nostro caro The Rock, che anche il solo suo nome fa andare 100 miliardi di persone al cinema. Anche se fai un film in cui The Rock sta in bagno per 2 ore, la gente lo va a vedere. Gli effetti speciali erano come me li aspettavo: stupendo, perfetti, fantastici, ragazzi, una gioia per gli occhi. D'altronde la compagnia è la stessa che ha digitalizzato Il Signore degli Anelli e Apes Revolution. Quindi di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ora arriviamo a fare i cattivi recensionisti, cosa che mi riesce abbastanza bene, specialmente quando un film lo trovo fine a se stesso, che è la cosa più brutta che possa accadere. Quando crei un film di un videogioco senza trama, ti viene da pensare che a volte i registi non hanno un'idea concreta e devono trarre ispirazione dal niente, da fuffa. Quindi se poi la sceneggiatura non è eccelsa, viene fuori un film mediocre. Ora la domanda è questa, anche se stupida, stupidissima: non mi massacrate, vi prego, non mi massacrate. Se doveste togliere la spettacolarità... difficile di sta parola, Se doveste togliere la spettacolarizzazione degli effetti speciali, cosa resta? Nulla. Nulla. Niente. I personaggi sono stereotipati e sottosviluppati. L'eroe protagonista, la bella coprotagonista, la bella da salvare, che in questo caso è George il gorilla, i cattivi senza scrupoli, eccessivamente stupidi, l'antieroe agente federale e il comandante dell'esercito ottuso. Stereotipi ne abbiamo? Ne abbiamo? Sì. Rampage Furia Animale è business hollywoodiano fatto per lo svago del pubblico pagante, niente di più. Non c'è un motivo per cui debba offrire uno spettacolo tanto diverso da quello che gli spettatori hanno dimostrato di apprezzare altre volte. C'è una star come The Rock che regge il film anche per la parte dei colleghi attori dimenticabili, mentre gli artisti degli effetti digitali fanno il resto. Quindi The Rock da una parte, gli effetti speciali perfetti dall'altra, il film è fatto. Ci si diverte a patto che si entri in sintonia con il film spegnendo il cervello, abbuffandosi di popcorn e bevendo qualcosa. Sono stato cattivo? No, sono stato generalmente obiettivo. Ragazzi, diciamolo senza mezzi termini, e qui la gente mi massacrerà perché Victor Slas 88 ha detto che è bello. Per me è un B-movie, semplicemente fatto
in maniera migliore con gli effetti speciali pagati di più. Ora parlo del punto che mi ha dato più fastidio dell'intero film e che mi ha fatto odiare particolarmente il tutto, cioè il lato ipocrita animalista. Gli sceneggiatori sono riusciti a dare all'intero progetto una nota animalista, dipingendo George come un essere umano un po' più peloso del solito, e fin qui nulla di grave. Anzi, va bene. Salvato dalla violenza cieca dei bracconieri proprio dal protagonista Davis, è stato allevato in cattività come una persona ed è capace di ridere, scherzare, prendere in giro chiunque grazie al linguaggio dei segni. L'amore fraterno e l'amicizia che traspare fra lui e lo studioso è totalmente simbolica e ci fa capire come tutti gli esseri viventi abbiano dei sentimenti. Parliamo infatti, come detto prima, di un animalismo ipocrita, di facciata, che tende a proteggere a ogni costo l'animale domestico di turno e allo stesso tempo a distruggere le bestie più selvagge quando queste rappresentano una minaccia. Cioè, se una cosa è bella deve essere salvata, se una cosa è brutta no. Un animalismo prettamente hollywoodiano, per nulla approfondito ma utilizzato come spediente, pronto a passare in secondo piano di fronte all'azione. Ma qualcuno l'ha capito? Sì, qualcuno l'ha capito. O ci facciamo troppe seghe mentali? Potrebbe anche essere quello. Vabbè ragazzi, io non consiglierei la visione sinceramente, un film che probabilmente verrà dimenticato facilmente, e io sono quasi sicuro che tra un mesetto già lo vediamo caricato su Netflix. Ragazzi, io ho detto la mia, ho finito la recensione, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, ditemi la vostra ovviamente, anche se non siete d'accordo, che male c'è, facciamo opinione, parliamone, se offendete ovviamente io cancello tutti i messaggi di gente che offende così senza una spiegazione valida, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Fate bravi ragazzi, ciao 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 ciao!